Ciao Luci, oggi vedremo insieme questo bellissimo punto che io ho usato per fare una fascetta per capelli da bimba. Guardate che bello, è molto a rilievo, non si può dire, ma lasciatemelo dire, volevo dire che è molto spesso. Ecco qua, me lo faccio vedere da molto vicino, guardate che bello, sembra quasi una catena. È molto facile da realizzare, molto veloce. E adatto a sia per essere usato come vediamo punto per fare una cintura, per fare una fascetta per capelli, come in questo caso, per farci dei polsini. Guardate che bello se volete fare dei bei polsini, dei braccialetti, insomma, vabbè, con un filato magari un po' più sottile. Può essere adatto a manici per borse, può essere veramente adatto anche a decorare una maglia, per esempio, sul lato, sul collo, insomma, potete decidere di usare questo punto veramente per farci un sacco di cose. Ed oggi vorrei farvi vedere proprio come si realizza, veramente facile, facile, facile. State con me e vediamo come si fa. Ecco qui, io ho preso il mio filato e in questo momento lo lavorerò con un uncinetto del 4. Allora, potete lavorarlo ovviamente con qualsiasi filato, quindi è irrilevante in questo momento il filato come si dice, ai fini del nostro lavoro. Quindi vado a fare il nostro cappietto iniziale, ecco qua, e vado a montare 8 catenelle, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ne vado a montare altre 3, 1, 2 e 3, che saranno la nostra prima maglia alta. Quindi carico il filo e parto nella quinta catenella d'inizio. Quindi ecco qua. Vado a fare la nostra prima maglia alta, che in realtà è la seconda perché la prima ce l'abbiamo già fatta con le 3 catenelle. Quindi vado a completare il giro facendo in ogni catenella sottostante una maglia alta. Quindi al termine del giro dovremo avere 8 maglie alte di questo primo giro. Finito il primo giro, quindi abbiamo le nostre 8 maglie alte, facciamo 3. Anzi, 2 catenelle, voltiamo il lavoro. Ovviamente le prime due saranno la prima maglia alta. Andiamo a lavorare sulla seconda maglia alta sottostante, una maglia alta. Quindi andiamo a fare ancora tutto questo giro di maglie alte. Essendone poche, io direi che potrei anche, ecco qua, farla insieme a voi questo giro. Vedete, sotto ogni maglia alta sottostante andiamo a fare una maglia alta. In questo modo, quindi siamo a 7 e concludiamo, andiamo 2 4 6 7. L'ottava la facciamo nella terza catenella sottostante, ecco qua, e abbiamo anche il nostro secondo giro. Andiamo a fare un terzo giro, quindi ci alziamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e dalla seconda maglia sottostante iniziamo a fare le nostre restanti 7 maglie alte, quindi una in ogni maglia alta sottostante, in questo modo. Quindi siamo a 7. Quattro, sei, sette, e ovviamente nella seconda, perché stiamo facendo sempre 2 catenelle iniziali, andiamo a fare la nostra ultima maglia alta. Da questa in poi inizia il vero e proprio lavoro, quindi dobbiamo andare a fare, ecco, questa cosina qui. Quindi chiamiamolo punto incatenato perché è abbastanza una catena. Facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro. Nella seconda maglia alta sottostante andiamo a fare la nostra seconda maglia alta, nella terza andiamo a fare la nostra terza maglia alta. Fatta questa terza maglia alta, cosa facciamo? Quindi arrivati qui andiamo a effettuare
Quindi fatta la prima, la seconda e la terza maglia alta nel quarto giro, andiamo a effettuare 23 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ne facciamo un'aggiuntiva, 24, e nella seconda catenella entriamo e facciamo una maglia bassissima. Nella terza catenella entriamo e facciamo una maglia bassissima e così per ogni catenella lavorata riscendiamo verso il nostro lavoro con tutte maglie bassissime. Vedete, entrate e uscite senza caricare, entriamo e usciamo senza caricare, entriamo e usciamo senza caricare, quindi tutte maglie bassissime in questo modo. Vedete che si sta anche curvando nel frattempo il nostro cordolino. Quindi facciamo una maglia bassissima in ogni catenella che ci si presenta. Lavorate tutte le nostre catenelle, vedete, abbiamo questa strisciolina. Ora vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Prendiamo questa strisciolina, contiamo, allora, non nella riga sottostante, ma in quella sotto, quindi non sulla riga che abbiamo lavorato, non su quella sotto, ma nella seconda riga che abbiamo lavorato, contiamo la prima, la seconda e la terza maglia alta, ok? Infiliamo il dito qui al centro, state attenti a non tirare dietro il filo, e infiliamo, vedete, dietro a due maglie alte e riusciamo, ecco, in questo modo. Quindi siamo passati dietro a due maglie alte e siamo riusciti sul davanti. Ora noi riprendiamo il nostro lavoro, uniamo con una maglia bassissima sull'estremità, ecco, quindi sulla prima maglia bassissima, prendiamo e uniamo con una maglia bassissima in questo modo. Ora carichiamo, saltiamo le due maglie alte successive, lavoriamo nella terza, una maglia alta, una maglia alta, quindi nella settima maglia alta da lavorare e poi lavoriamo l'ottava in questo modo. Vedete, abbiamo già fatto il primo giro. Ora c'è un buco. Man mano che andremo a lavorare si coprirà questo foro. Quindi il giro successivo sarà tutto normalmente a maglie alte, in questo modo. Quindi facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro e lavoriamo nelle prime due maglie alte che abbiamo, una maglia alta, in questo modo. Poi ci ritroviamo il foro della catena, quindi noi carichiamo, entriamo in questo foro, usciamo davanti, catturiamo il filo e facciamo una maglia alta. Di nuovo carichiamo, entriamo nel foro, catturiamo il filo e facciamo la seconda maglia alta. Quindi siamo andati a recuperare all'interno del foro le due maglie alte che avevamo lasciato. Quindi concludiamo le 3 maglie alte restanti facendole sulle maglie alte sottostanti, in questo modo. Ora vi faccio vedere davanti com'è il lavoro, vedete? È così. Ora a voi sembra strano perché c'è questo enorme buco, ma man mano che andremo avanti a lavorare il buco, vedete? Si vedrà appena, cioè sarà un buchino piccolissimo in mezzo alla catena. Questo è stato il nostro primo disegno. Si prosegue in questo modo, quindi andiamo a fare le 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e andiamo a farne altre due. Quindi una e due. Ok? Di nuovo 25 catenelle. Quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ah no, erano 23, scusatemi, 23 catenelle più una, 24, e la prima è per entrare nella seconda, vedete? Mi correggo subito prima che vi faccio sbagliare, quindi erano 23 e poi facciamo una maglia bassissima in ogni catenella fino a tornare alla nostra maglia alta e quindi andiamo avanti fino ad arrivare in fondo. Arrivati nuovamente in fondo, allora vediamo se riesco a avvicinare un pochino così magari vedete bene, ecco qua, arrivati in fondo, io sfilo l'uncinetto così vi faccio vedere bene, cosa facciamo? Saliamo di una riga, quindi dove qua avevamo sulla seconda avevamo attaccato la prima catena, sulla terza attacchiamo la seconda, quindi entriamo in questo modo davanti alla catena già fatta, contiamo sempre le nostre tre maglie alte, mi raccomando, quindi entriamo tra la terza e la quarta, così. E tiriamo sul retro del lavoro la nostra catena, due maglie avanti davanti, ecco qua, e usciamo quindi qui di lato, alziamo in questo modo e andiamo a chiudere nuovamente con una maglia bassissima nell'estremità di questa catenella, vediamo se riesco ad infilarla bene, questo uncinetto non ha molta punta quindi si fa un po' fatica, però ecco ci sono entrata, quindi cosa facciamo? Così, una maglia bassissima, ora finiamo, quindi saltiamo due maglie alte, vedete sposto di lato la catena, tre le abbiamo lavorate, ne saltiamo due, nella terza, ecco qua, andiamo a fare maglia alta, quindi dobbiamo lavorare, praticamente abbiamo fatto la prima, la seconda e la terza, la quarta e la quinta le saltiamo, la sesta, la settima e l'ottava le lavoriamo in questo modo. Sistemiamo bene la nostra catena che abbiamo spostato per far spazio, ve la sistemate poi tutta bene alla fine. Ora cosa andiamo a fare? Quindi facciamo due catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare tutte le maglie alte sottostanti. In questo caso saranno due perché una è sostituita dalle due catenelle, due le lavoriamo, due, controllate bene di aver sistemato il lavoro davanti, ecco qua, in modo che sia bella aperta la catena, caricate, entrate nel foro che si è creato sotto e fate due maglie alte all'interno di quel foro, dopodiché lavorate la sesta, la settima, ecco qua, vediamo se ci sono, ecco qua, e l'ottava, vedete, inizia a prendere, ecco, inizia a prendere un po' di forma, vedete, dovete andare avanti semplicemente così, ma con un piccolo accorgimento, e lo vedrete adesso, proprio qua, iniziamo a lavorare nelle catene già lavorate, quindi adesso vi faccio vedere ancora una volta, perché adesso ci infileremo nella catena già lavorata in questo modo. Allora andiamo avanti a fare le due catenelle che sono la prima maglia alta, lavoriamo la seconda e la terza, quindi facciamo una maglia alta sulla seconda, una maglia alta sulla terza, 23 catenelle nelle quali faremo 23 maglie bassissime e ci rivediamo al termine di queste 23. Quindi fate le nostre, ecco qua, 23 maglie bassissime. Dove andiamo a agganciarci adesso? Noi andiamo a agganciarci qui dentro, proprio qui dove avevamo fatto le due maglie alte, vedete, accavallate, che tenevano il pezzettino di sotto. Quindi entriamo qui, passiamo dietro a quelle due maglie alte e usciamo dall'altro lato, vedete, in questo modo, così. La prossima l'agganceremo proprio nelle due maglie alte che ricostruiscono il giro dove c'è il forellino, e sempre così, quindi andremo sempre a infilare il nostro anellino all'interno, vedete, ve lo faccio vedere qua che il colore è più scuro,
ogni volta andremo a infilarci proprio nelle due maglie alte che noi facciamo per ricostruire la riga intera, quindi nel secondo giro. Questo disegno viene proprio composto da due giri, il giro dove noi creiamo la catena e il giro dove noi ricomponiamo tutte le maglie, quindi dove vanno a mancare noi le ricostruiamo. Quindi adesso di nuovo entriamo nel nostro, ecco qua, nella nostra catenella qui sopra, ecco, mi sono agganciata. Facciamo la nostra maglia bassissima per unire la catena. Saltiamo 2 maglie, lavoriamo sempre nella sesta, nella settima e nell'ottava, quindi facciamo le maglie alte sulla sesta, settima ed ottava. Scusate, sono uscita dall'inquadratura. Maglia alta sottostante in questo modo. Ed ora, vedete, la allarghiamo bene. Nel giro successivo, infatti, andiamo a fare 2 catenelle e rifacciamo tutte le maglie. Quindi nella seconda una maglia alta, sulla terza una maglia alta, la quarta e la quinta sono quelle che avevamo saltato. Quindi cosa facciamo? Entriamo nel foro e facciamo la quarta e la quinta, dopodiché sesta, scusate, mi scivola il filo oggi, sesta, settima e ottava, in vedete? Sistemiamo perché lo raddrizziamo, vedete che sta venendo la nostra bella catena, ecco qua, vedete che i buchi si vedono meno? Ora ho scelto un filato forse dove non si vede bene. La prossima catena che andiamo a fare, perché adesso noi qua andremo a farne un'altra catena, la incastreremo in questo, proprio dove abbiamo ricostruito le 2 maglie 2 giri fa. Quindi si va sempre sotto di 2 giri. Vedete? E viene così esattamente come, ecco qua, la prima rimane un po' schiacciatina, esattamente come questa. Vedete? Al termine, quindi al termine non si fa altro che concludere con il secondo giro. Vedete? È sempre fatto. Il primo giro è dove creiamo la catena, il secondo giro è quello tutto di maglie alte a riempire il forellino. Quindi noi finiremo, vedete? L'ultimo giro sarà quello di maglie alte dove noi andiamo a riempire il forellino. Io in questo caso non ho fatto altro che fare delle catenelle, più che altro perché essendo una fascia per bimbe, questa, volevo poco volume dietro la nuca per non avere poi, insomma, tutto questo volume è un po' eccessivo. Però vedete, è molto molto semplice da fare questo punto, vedete, l'ho fatto veramente velocissimo e vedete, fatto con questo filato che è un pelo più sottile, ci viene proprio un bel polsino, un bracciale, diciamo, potete decidere voi poi nel caso vogliate fare qualcosa di diverso, quindi se volete fare un collarino, è carino, può essere anche una bella idea come collarino per i vostri amici animali, può essere un bracciale fatto col filato più sottile, una cintura fatta col cordino tie, potrebbe essere molto interessante all'interno di un maglione avere, ecco, una decorazione sul lato, sembra quasi una treccia, una catena, una treccia, una cosa molto molto carina. Quindi veramente questa lavorazione si presta ad avere molte funzioni. Io spero di essere stata chiara. Vedo che non ha la messa a fuoco proprio bella bella. Ecco, facciamo così, così ha una bella messa a fuoco. Spero di essere stata chiara nella mia spiegazione. Spero che vi possa essere utile questo punto che è molto bello, veramente particolare. Mi piacciono molto i punti a rilievo, specialmente ecco per le fascette, questo potrebbe essere anche un'allacciatura per una maglia al centro, vedete, anche soltanto 3 anelli con un bottoncino a destra e a sinistra potrebbe essere una bella allacciatura per un cardigan, vedete, anche soltanto il pezzettino così come se fosse quasi un alamaro, ecco.
insomma, messo così, cucito da una parte, dall'altra parte magari con il bottoncino, piuttosto che, insomma, viene una cosa veramente molto carina. Spero di essere stata chiara nelle mie spiegazioni, spero che vi sia piaciuto anche questo progettino. Vi mando un grosso grosso bacio, vi invito a venirmi a trovare sempre 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 nel gruppo Facebook Creando con Luci e Franci. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, mettete tanti mi piace, iscrivetevi, lasciate un vostro commento in descrizione sotto. Un bacione grande, ciao ciao da Luci, a presto!